In primo piano, come sempre, la pagina dedicata al Covid. Oggi si è riunita, come ogni venerdì, la cabina di regia a livello nazionale. L'Abruzzo al momento resta in fascia gialla, ma ci sono delle novità perché il presidente della regione Marco Marsiglio, a seguito della riunione col comitato tecnico scientifico e a causa dell'aumento dei contagi, ha firmato un'ordinanza per porre in zona rossa i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco d'Acasauria. Ma per tutti i particolari ci colleghiamo con la nostra Gigliola Edmondo che ci darà anche i dati del bollettino aggiornato della Regione Abruzzo. Gigliola, buonasera, ti vedo in compagnia dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria. Allora, a te la linea. Sì, grazie Antonella. Con Diego Martelli ci troviamo proprio davanti al palazzo dell'assessorato regionale alla salute e con l'assessore Veri che ringrazio. Dicevi tu, lo hai annunciato, è stata appena firmata l'ordinanza dal governatore Marco Marsiglio e dall'assessore Nicoletta Veri per l'istituzione della zona rossa nei comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco d'Acasauria. Lo stiamo dicendo da qualche giorno, i dati in alcune aree dell'Abruzzo, i contagi sono aumentati. Dalla cabina di regia nazionale, lo hai annunciato già tu, non c'è ancora comunicazione ufficiale. Però da quanto si sta apprendendo in questo momento, in questi minuti, l'Abruzzo sarebbe in fascia gialla fino al prossimo 14 febbraio, ma siamo in attesa della comunicazione ufficiale. E durante la conferenza stampa oggi, proprio il direttore generale del Ministero della Salute per il Dipartimento di Prevenzione, Gianni Rezza, ha elogiato il lavoro che sta svolgendo la Regione Abruzzo, l'assessorato alla salute e in particolare per aver individuato la variante inglese del Covid-19 in un'area ben definita, dove ci sta, in queste ore c'è anche un aumento di contagi. Sono anche in corso gli screening, ma quanto è preoccupante la situazione, assessore Verini? Sì, come ha ben detto, noi non ancora riceviamo comunicazione ufficiale riguardo alla permanenza nella zona gialla, però abbiamo i dati che ce lo confermano, non abbiamo superato l'RT sopra ad 1 e quindi con un indice di sotto dell'1 restiamo per un'altra settimana ancora nella zona gialla. Il direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero ha apprezzato il lavoro della Regione Abruzzo, del Dipartimento Sanità, proprio per quanto riguarda invece la presa in carico del problema di alcune curve epidemiologiche molto in rialzo in alcune zone. Queste curve sono aumentate purtroppo grazie alla variante che abbiamo identificato, alle varianti, perché ne sono di diversi tipi che abbiamo identificato nella nostra regione, e ci siamo attivati per circoscrivere queste zone come cosiddette zone rosse, proprio per evitare questo contagio. L'ordinanza va proprio in questa direzione, va a delimitare queste tre zone rosse, questi tre comuni, ma soprattutto pone anche un'attenzione ad altri due comuni perché abbiamo un indice alto anche in altri due comuni. E dal report quotidiano, diciamo il report che ci parla dei nuovi contagi, i dati delle ultime 24 ore registrano, il report dell'assessorato regionale alla salute, registra 276 nuovi casi di età compresa tra 1 e 95 anni, mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, proprio in queste ore aveva chiesto misure più restrittive a Pescara e c'è una nota proprio di oggi pomeriggio del consigliere De Rensis della Lega e del capogruppo di Fratelli d'Italia Testa, che chiede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sì.
cosa farà la regione, come state valutando di assumere quali decisioni? Nell'ordinanza appena firmato viene preso in considerazione questo problema e diamo la chiusura a tutti gli istituti superiori di ogni ordine grado delle scuole medie superiori, la chiusura da lunedì, o meglio ancora la didattica a distanza per tutta la regione Abruzzo. Poi per quanto riguarda quelle situazioni in cui c'è un'incidenza di focolai molto elevata, sarà il sindaco a determinare la didattica a distanza anche per le scuole medie inferiori, come si sta valutando in questo momento proprio per il comune di Pescara. Questa decisione senz'altro spetterà al sindaco d'intesa con il Dipartimento della Prevenzione e con il SIESP per valutare in base al numero, in base ai contagi e alla casistica che in ogni comune è presente. Intanto proseguono gli screening di massa in alcuni comuni abruzzesi. È stato ribadito da più parti, adesso non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Sì. Quale appello vuole rivolgere a chi ci sta seguendo? Sono fondamentali i comportamenti di ciascuno di noi. Ma proprio il direttore del Ministero, il dottor Rezza, ha elogiato la Regione Abruzzo per questo grande lavoro che sta portando avanti in uno screening di massa attraverso tutti, diciamo, le dosi che abbiamo dato, la possibilità di fare questi test sia antigenici ma anche dei tamponi molecolari. Questo ci ha permesso sia di individuare queste varianti ma soprattutto di portare avanti il tracciamento, che è elemento fondamentale per ridurre il contagio. Noi continueremo con lo screening, continueremo con la presa in carico del paziente proprio sui territori, così come abbiamo fatto oggi nella presentazione anche di tecnologia innovativa proprio per seguire i pazienti a domicilio, ma soprattutto raccomandiamo ancora una volta di essere attenti, perché se conserviamo questo colore giallo che è importante per l'attività economica lo dobbiamo soprattutto alla capacità di portare avanti i comportamenti adeguati.